Ma sì, quel che volete, sono Anto Show e se qualcuno non mi conosce in questo canale vi facciamo vedere le robe più belle e più fighe. Vi facciamo diventare i più belli, più fighi, più forti di Yu-Gi-Oh! E quest'oggi torniamo con uno dei mostri miei super preferiti, bellissimi. Questa, la Secret da Glass, sta ancora, quanto, 70€, 80€, che bello ragazzi. Cioè, Yu-Gi-Oh! È uno di quei giochi in cui hai la felicità di spendere soldi. Veramente tu se li vai, svuotami la carta di credito, che bello! O perlomeno io sono arrivato a questo punto, ragazzi, e sono contento di esserci arrivato, perché questo attesta quanto veramente la mia anima con Yu-Gi-Oh! Sia una cosa sola. E se vogliamo, ragazzi, come diciamo sempre, investire è l'unico modo per andare a vincere. Yu-Gi-Oh! È fatto così, ragazzi, cioè sono le regole del gioco: economico è sinonimo di scarso. E meno spendi, meno appendi. È così dappertutto. E iniziamo! Allora, via, spaccatura dimensionale. Poi, soprattutto, spolverino dell'arpia. L'avversario giustamente utilizza Skion per andare in scismaticamente, come con lo scisma di Occidente, a spaccare tutto con la bellissima Winda che noi prontamente andiamo a distruggere con Jizukiro. E allora noi utilizziamo Necrovolto, lo mettiamo sul terreno, andiamo a rimischiare tutte le carte che sono state bannate, poi andiamo a bannare 5, mettiamo Cangiatore di Milioni che nel momento in cui attaccherà andrà a bannare anche attaccato il mostro con cui combatte. Tanta roba, no? Intanto con Necrovolto spacchiamo il nostro Aluber, attacchiamo un Mangiatore di Milioni Specchio Giada, che quindi non potrà applicare il suo effetto in End Phase per andare a spaccare tutto. E beh, tanta roba, con spaccatura dimensionale adesso tutti i mostri bannati, mandati al cimitero, verranno bannati, e infatti l'avversario ci va a bannare Necrovolto, che applica l'effetto perché bannato va a attivare il suo potere. Cioè, è tutto collegato, ragazzi, i mazzi che noi utilizziamo sono tutti collegati, non volevo darvi questa brutta notizia, e infatti sapete bene che questi mazzi possiamo anche mandarveli direttamente, guardate sotto in descrizione per tutte le informazioni, vi mandiamo il mazzo, vi facciamo entrare nel gruppo dei campioni over, contattateci su Instagram, Telegram, dovunque volete, ci pensiamo noi. Allora, con Necrovolto ho bannato le prime 5 carte dal deck di tutti i giocatori, attenzione perché la persona utilizza fusione marchiata e fa entrare sul terreno quindi Lubellion, ma ha il problema di Mangiatore di Milioni, se attacca Mangiatore di Milioni, cioè verranno bannati i suoi mostri, allora utilizza finalmente Specchio Giada. End Phase, vedete, non lo attacca, è uno scricciolo con 600 ma non lo attacca, e a questo punto io attacco con Mangiatore di Milioni, effetto vado a bannare Aluber per non farlo più applicare e metto la bellissima Tempesta Infernale. Nel momento in cui subirò 3000 andremo a bannare tutti i mostri da tutti i deck, da tutti i cimiteri, attenzione perché l'avversario mi utilizza in permanenza infinita, non posso utilizzare adesso Mangiatore di Milioni. Oh, che cosa succede? Benissimo, si applica la Tempesta Infernale, ecco che cosa succede, effetto, guarda, bannati tutti i mostri al cimitero, e questo significa con qualcosa di interessante, che ora Necrovolto si applica perché viene bannato. Adesso, caro avversario, non vai più a menarmi gravo, Adesso sono problemi, bene. Preparati ad entrare nel mondo delle ombre. Vado a bannare tutto, l'avversario rimane con una carta. Con una carta, però riesce comunque ad attaccarmi perché aveva comunque i mostri sul terreno al momento giusto. Peccato, peccato, è stata una partita bellissima, comunque si è applicato l'effetto di Necrovolto, gli effetti che noi conosciamo, si vince e si perde, ragazzi, e io ve lo faccio sempre vedere quando escono partite spettacolari, quando vince l'avversario è giusto andare a tributare anche il giusto onore all'avversario. Lo sapete, sono fatto così io, ragazzi, cioè ovviamente quando vinciamo noi, festeggiamenti, applausi, come è giusto che li abbiamo, e infatti è la maggioranza delle volte. Quando vince l'avversario, bravissimo, sono il primo io ad applaudire e a rispettare, a portare a casa la lezione e a studiare per far sì che non accadano più sconfitte. Ed è quello che devi fare anche tu. E poi sono sconfitte per cui rosichi, perché una carta mancava. Quindi è giusto, più rosico e più... Ormai ho questo mantra: più sono sconfitte brutte e più ve lo faccio vedere, vi giuro. Allora, Pathfinder che viene negato immediatamente da Ash. Anche questo mazzo insomma sarà molto interessante. L'avversario utilizza il Cyber Oscuro, quindi bellissimo. Ho il mio bellissimo Giudizio Solenne sul terreno, l'avversario sta aspettando, voleva studiare, allora metto ancora il mio bellissimo Ricognitore, faccio entrare finalmente Network Neutron, era il momento, effetto di Network, vado a mandare al cimitero numero un Culling, lo sapete benissimo ormai, questa strategia ormai è solita, però in questo momento non ho voluto procedere all'OTK istantaneo, volevo farvi ripassare un mostro bello interessante, una mega fortezza, mega clop, infini cingoli, immune agli effetti degli altri mostri eccetto dei mostri Xyz, e con questo fai un casino, attacchi, quindi attacchi, a 5000 ce li vai comunque ad infliggere all'avversario, ed è un qualcosa di molto interessante, abbiamo anche la tartaruga catapulta nella nostra mano, vedi, l'avversario utilizza Raijeki, noi paghiamo quindi immediatamente 4000 tramite il Giudizio Solenne, e quindi va benissimo, distruzione immediata, mi piace, attenzione perché non utilizza mostro resuscitato per andare a prendere Planet Pathfinder, e quindi
il cercavia per andare a mettersi i mostri coperti, va benissimo, cioè ci può star bene. Allora mette Gamesiel per andare ad infliggere comunque 1800. Quando sei contro delle trebbie, mi dispiace, ma ci sono grandi problemi. Proprio purtroppo non ci sono mostri che tengano. E allora, effetto di scannone cyber oscuro, l'avversario ci ha provato in qualche modo, ha messo ali cyber oscure con l'effetto, e ancora con l'effetto di invasione cyber oscura ha potenziato il suo mostro, ha messo ali cyber oscure, l'ha fatto arrivare a 3400 4700. Attenzione, con 1700 ci ha inflitto 1700, benissimo, è stato molto bravo l'avversario, fortunatamente, cioè il bello è che attaccandoci agli LP ci infliggeva danno dimezzato, tanta roba. Peschiamo Maxi, fortunatamente Battleface, attacchiamo effetto di invasione sabbia oscura, va ad andare a 2400, ma ci distrugge il nostro Mega Globo. Attenzione, nessun problema network, ma andiamo al cimitero ed andiamo a mettere sul terreno i nostri mostriciattolini. Guardate come il mazzo con i Numeron sia molto molto forte anche in mid game. Molti pensano, oh, ti cappi oppure non fai nulla. No, invece, eccola qua, dea del mondo sotterraneo. Effetto va a negare l'effetto di tutti i mostri sul terreno, tanta roba, no? Ancora ci riprova, cyber oscuro 2300, attenzione, lo va a pompare, si equipaggia, si mette come equipaggiamento fortezza mega globa, va a negare i nostri mostri, attacca, ci va a distruggere, dea del mondo sotterraneo, tanta roba ragazzi, tanta roba questo cavolo di ali cyber oscure. Bello, questa è stata una partita molto interessante, e il mazzo Numeron può rendersi protagonista anche di questo. Chiaramente deve avere il 3x di tutto all'interno dell'extra deck. A questo punto entra Sugna per andare ad infliggere la stoccata finale più bella e più incredibile. Effetto, ed effetto soprattutto di invasioni cyber oscure, va a staccare un materiale, quindi invasione che cosa va a far succedere? Manda al cimitero una carta, va a distruggere il nostro mostro. Effetto di Sugna, comunque va a bannare tutto, non c'è nessun problema perché l'effetto comunque rimane. Avevamo Ash in questo momento sul terreno, l'avversario non ci doveva attaccare. 1200-1300 ragazzi, è un qualcosa di incredibile. Allora quindi l'avversario va a prendere nella sua mano Reame Sebro Oscuro, va a rimettere ancora Horn, quindi mette Corno, effetto di Corno, si va a equipaggiare i vari mostri, va ad arrivare a 1800, 4000, attacca, effetto, va a bannare, ci infligge 2200, ragazzi. Tanta roba, veramente tanta roba. Anche qui dobbiamo... Che cosa? Io applaudo, ragazzi, io applaudo. Lo sapete benissimo, eh. Io applaudo, cioè quando l'avversario gioca bene... E anche noi chiaramente abbiamo giocato bene, cioè sono tutte partite queste in cui noi non usciamo ridimensionati. Ma quando l'avversario gioca bene, io applaudo, lo sapete. Respect, come dice John Cena, sempre rispetto. Noi applaudiamo, ragazzi, lo sapete benissimo, noi siamo i primi ad applaudire, sempre sarà così quando l'avversario ci andrà a battere. Ma se l'avversario ci andrà a battere, lo sapete bene, eh? Noi comunque, ripeto, non usciamo assolutamente ridimensionati dalle partite fatte, anzi mi sono piaciuti veramente tanto i mazzi come si sono comportati. Attenzione, perché l'avversario gioca un cubico molto interessante che già ci infligge 3000 con Nova Cremisi, benissimo, noi però abbiamo noi abbiamo i mostri che... I mostri migliori, i mostri che ti servono quando they drag you down, quando veramente hai, quando ti serve la luce della lanterna fantasma trucco. Il mitico dragato di Rassiem, addirittura a Obelisk, che tra l'altro può rientrare sul terreno, bellissimo, ottimo. Allora che problema c'è? 4000, anche monte del creatore dei legami, che stranamente ci potrà evocare anche il dragato di Ra, nessun problema. Ed ora l'avversario non è più così confident, va al cimitero ovviamente perché è stato evocato specialmente, nessun problema. Abbiamo anche la poltiglia rifletti metallica, può entrare immediatamente sul terreno per andare a creare la melma divinità egizia, nessun problema. Oh, un'altra, che roba. Bene, andiamo al cimitero, eccola qui la poltiglia divinità egizia. Oh, e finalmente qui c'è un turnaround molto diverso qui, eh. Oh, adesso siamo noi che andiamo a vincere, adesso sono gli avversari che devono applaudirci. Molto molto bene, ci è piaciuto tanto, come sempre signori. Vedete, quando si torna all'inizio, quando torniamo con i deck che hanno fatto la storia, allora è tutto di così diverso, Bene, possiamo andare a cena felici finalmente, Bene, penso che quest'ultima vittoria abbia compensato bene o male tutto, perché abbiamo inserito, ragazzi, due tra i mostri più forti di Yu-Gi-Oh! Ma soprattutto ti ho fatto capire che anche il mazzo delle divinità egizie, che noi tra l'altro abbiamo e che abbiamo fornito anche a tantissimi duellanti, è strafortissimo. Quindi iscriviti, clicca sulla campanellina per vedere ancora partite straordinarie come queste. Noi ovviamente ci vediamo domani. Stay over, stay over e stai sempre super oltre.